Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video. Allora raga, oggi mi sto cimentando in un video che non ho mai fatto e non so nemmeno se vi potrà piacere. Comunque, fatto sta che siccome mi avete fatto delle domande su Instagram, appunto, ho deciso di rispondere in un video su YouTube, però non mi andava di fare il solito video ask in cui rispondo semplicemente alle domande e basta. Quindi ho deciso di fare un mi preparo con voi, il motivo per cui sono struccata, il che è molto strano perché solitamente quando inizio i miei video sono sempre perfettamente truccata e messa bene, quindi penso che l'avrete intuito. Io andrò appunto a rispondere a queste domande nel mentre mi trucco. Già vi dico che non sono una persona multitasking, solitamente non riesco a fare due cose contemporaneamente, quindi a truccarmi, a parlare, mangiare e parlare, però siccome ci provo nei mukbang, perché non provare a fare anche dei video in cui mi trucco con voi? Non essendo truccata, sono anche tipo bianca cadaverica, però ok. È già andata via l'abbronzatura, raga. Fatemi sapere appunto poi nei commenti se effettivamente questa tipologia di video vi piace o se preferireste direttamente un ask meno confusionario. Tra l'altro non l'ho mai usata, quindi mi stringe un sacco la testa, vabbè. Comunque io, in previsione di tutto questo, guardate come ho organizzato tutto. Qua c'è il mio specchio, qui c'è la mia pochette con tutte le cose che andrò ad utilizzare, che in realtà voi probabilmente lo sapete meglio di me. Cioè io uso pochi prodotti, non è che faccio chissà quale make-up elaborato. Quindi qui appunto ho tutti i miei prodotti. Adesso direi di iniziare. Ho anche lo struccante perché dopo lo vedrete. Non è destino che io debba fare questo video. Comunque dicevo, ho lo struccante perché dopo vedrete. Nel momento in cui vado a mettere il mascara io faccio danni, mi sporco tantissimo. Tra l'altro già che ci sono vi mostro il mascara che utilizzo, che è questo. Ed è praticamente, penso, la domanda più richiesta che mi viene fatta su tutti i miei social dopo il sei fidanzata. Poi c'è che mascara usi ovunque, ecco è questo. Adesso c'è il procedimento più difficile, più elaborato, che è appunto quello di mettere il mascara, e già qui. Se il passaggio più difficile è mettere il mascara, abbiamo capito che tipo di make-up andrò a realizzare. Così sparisco, non mi vedo. Ok raga, già vedete che con la prima passata mi sono tipo un po' sporcata sopra. Dopo un bel po' di passate ci sarà tipo tutto nero, però ok. Io ci provo, cioè vediamo se riesco a rispondere almeno alla prima domanda, perché altrimenti qua non mi muovo più. Allora, la prima domanda è già abbastanza tosta, nel senso che dovrò argomentare, quindi dovrò parlare tanto e non so come farò nel frattempo a truccarmi, però va bene. Allora, mi chiedono, l'università telematica è vantaggiosa? Per chi non lo sapesse, io faccio un'università appunto telematica. Significa che è un'università insomma abbastanza libera, nel senso che comunque io sono autodidatta, nel senso faccio tutto da sola a casa, e nel momento in cui devo dare gli esami o comunque voglio dare gli esami, li prenoto e faccio gli esami. Ovviamente tutto il materiale è fornito dall'università, quindi video lezioni, slide, insomma, occorrente, tranne ovviamente qualche libro che poi va comprato o preso in biblioteca. Insomma, comunque è un'università abbastanza libera, ti dà molto spazio, ed era proprio quello che io cercavo, cioè il mio intento era quello di fare l'università, però nel frattempo non dedicare questi anni solo ed esclusivamente allo studio, ma aprirmi ad altro, che si tratti di lavoro, che si tratti di esperienze, portare avanti anche il mio percorso sui social, che è una delle tante cose che volevo affiancare allo studio. E quindi comunque penso di aver fatto la scelta migliore per quanto riguarda me, per quanto riguarda quelle che erano le mie pretese, diciamo, cioè quello che comunque cercavo, ecco. E niente, quindi io mi trovo, diciamo, abbastanza bene, anche perché appunto io sono una persona comunque molto molto organizzata. Io sono una maniaca della perfezione, del controllo, quindi tendo sempre a pianificare tutto, a organizzarmi tutto, quindi su questo non ho nessun problema, nel senso che se io voglio dare due esami ad ottobre, io mi preparo tutto, studio, a ottobre do questi due esami. Poi magari so che a novembre sono libera, ho tutto il mese libero, e quindi lo riempo dedicandomi ad altre cose, facendo altre cose, altre esperienze che magari voglio fare. Quindi comunque riesco a fare, oltre allo studio, tantissime altre cose. E riesco comunque allo stesso tempo anche a studiare, a dare gli esami,
Ovviamente, diciamo, la cosa che manca è un contatto con la realtà, nel senso che appunto se avete bisogno di un aiuto c'è la segreteria, sempre virtualmente, cioè si chiama al telefono, si scrive un'email, non c'è magari un contatto fisico con i compagni, perché comunque appunto essendo che ognuno è da casa, che poi in realtà vabbè ci sono un sacco di gruppi Telegram, perlomeno per quella che è la mia università. Quindi io ho conosciuto comunque altre ragazze, con alcune ho anche abbastanza confidenza, ci faccio delle videochiamate, anche se magari sono di altre regioni, comunque ci si organizza per vedersi, quindi alla fine lo stesso, sì, manca proprio quel contatto con la realtà quotidiano, però comunque un contatto c'è, cioè non sei comunque solo come pensavo insomma all'inizio. Io all'inizio pensavo tipo di essere da sola, abbandonata, anche sotto questo punto di vista, se ho bisogno di una mano so che posso chiedere aiuto, che sia alla segreteria o che sia comunque ai miei compagni. Come vi dicevo, ci sono anche questi gruppi su Telegram in cui gli studenti appunto della mia università, quindi quelli che sono i miei colleghi, si passano tutto il materiale, quindi ci si aiuta. Non sento assolutamente la mancanza di niente, sinceramente, anzi questa indipendenza e questa libertà mi fa solo che piacere, perché appunto è quello che io cercavo. Quindi alla domanda, l'università telematica è vantaggiosa? Vi ripeto, per quella che è la mia esperienza, assolutamente sì. Poi dipende da quello che cercate voi, ok? Quindi se anche voi magari come me cercate libertà e volete affiancare lo studio ad altro, assolutamente sì. Se invece, non so, l'università è l'unico vostro, diciamo, obiettivo, l'unica cosa che comunque ora come ora vi interessa, vi dico di frequentarne una normale, anche appunto per avere un contatto con la realtà quotidiano, perché tanto alla fine se avete solo l'università e vi potete dedicare al 100% solo a quello, perché farne una telematica? Poi ovviamente sono preferenze, cioè ci può stare, ognuno deve, diciamo, farsi un esame di coscienza e capire ciò che cerca. Io ci ho messo un po', perché ho dovuto prendere un anno sabbatico per arrivare a questa conclusione. In realtà è una cosa che probabilmente ho sempre voluto, e comunque era già dentro di me, però facevo fatica a percepirla, a tirarla fuori, e quindi dopo comunque un anno di pausa, un anno sabbatico, sono arrivata a questa conclusione, e ad oggi dico meno male che ho preso l'anno sabbatico, perché so di aver fatto la scelta giusta, migliore, più adatta a me. Bene, allora io col mascara ho finito, come potete notare mi sono tipo sporcata tutta, in realtà pensavo peggio, cioè solitamente faccio peggio quando sono in bagno, quindi adesso con lo struccante andremo a levare un pochino tutto il danno che ho fatto. Cioè, praticamente, per una persona che solitamente fa make-up elaborati, probabilmente, il mascara è la cosa più facile da applicare. Per me, che il mascara è il centro praticamente del mio make-up quotidiano, è l'impresa più grossa. Quindi, già qui, dopo aver ripulito tutto, andiamo a mettere il correttore. Utilizzo questo qui di Maybelline, l'Instant Anti-Age 02 Nude, è la mia colorazione, per chi se lo stessi chiedendo, con le spugnette, guardate che carine le mie beauty blender, questa più grande e quella più piccolina, mentre le sopracciglia le vado semplicemente a pettinare. Mi chiedono, vuoi rifarti qualcosa? C'è anche mia madre qua dietro, quindi sarà felice di sentire la mia risposta. Tra l'altro, apro e chiudo parentesi, mi viene anche chiesto molto spesso per quale motivo mia madre sta dietro i miei video. Allora, capita ogni tanto che mia madre appunto stia dietro i miei video, semplicemente perché la Canon con la quale registro i video per YouTube, praticamente dopo tipo 10 minuti di registrazione si stoppa. E siccome io, perché comunque non è una videocamera, è una fotocamera, quindi è più adatta per le foto, però siccome ero inesperta e piccolina quando l'ho comprata e ho iniziato un pochino quello che è tuttora il mio percorso su YouTube, insomma non lo sapevo,
e quindi ogni 10 minuti di registrazione si stoppa, perciò io ho sempre, diciamo, bisogno di una persona magari che mi aiuti e che mi dica: guarda, si è stoppata, perché altrimenti io continuo a parlare e non me ne rendo conto, anche perché non ho lo schermetto che comunque si gira, quindi io non riesco a vedere quando si stoppa. Chiaramente, cioè non è che se non ho nessuno con me non registro, registro lo stesso, però ogni 10 minuti mi devo alzare e controllare che non si sia stoppata, quindi ci sono un sacco di cose che voi non vedete perché alla fine vedete il video editato già pronto, però in realtà è così. Mi piacerebbe rifarmi il naso, perché non mi piace tanto il mio naso, lo sapete, cioè probabilmente è l'unica cosa che cambierei fisicamente, diciamo, del mio corpo. Perché appunto è una cosa che proprio non mi piace. Cioè, allora, da davanti, ancora, ci può pure stare. Non mi piace tanto poi di profilo, ok? Probabilmente è l'unica cosa che mi rifarei. Però allo stesso tempo non è neanche una cosa, diciamo così, urgente. Nel senso, non è che io non mi ci vedo proprio col mio naso, assolutamente, anzi... cioè mi vedo anche abbastanza bene, poi ovviamente capitano i giorni in cui uno ha più autostima, meno autostima, quello è normale, non è una cosa con cui proprio non riesco a vivere, è una cosa che proprio mi fa soffrire, mi fa star male, quindi non la vedo come una cosa così urgente, però se dovessi scegliere, o comunque se prima o poi dovessi trovare il coraggio, perché è la cosa che mi manca attualmente, magari lo rifarei, cioè se proprio devo scegliere qualcosa... Sì, però ovviamente mi collego poi anche alla domanda che molto spesso mi viene fatta, soprattutto su Instagram, sei pro o contro la chirurgia? Assolutamente pro, cioè nel senso che io non ci vedo niente di male, anche perché ognuno è libero con il proprio corpo di fare quello che vuole, e quindi se una persona non si sente a proprio agio con il suo corpo o con, diciamo, una parte in particolare del suo corpo, non vedo perché non debba cambiarla. Cioè, se ha la possibilità e se è una cosa che comunque la fa star male, non vedo perché non la possa cambiare, insomma. E quindi, cioè, sono pro. Quindi passiamo all'illuminante. Io attualmente sto utilizzando questo qui, ma solo perché lo voglio finire, cioè perché mi dispiace comunque... cioè non utilizzarlo più e lasciarlo tutto qui, ma non per qualcosa, semplicemente perché ho comprato una nuova palette di illuminanti, che dopo, se mi ricordo, vi faccio anche vedere, di Essence, e siccome io adoro Essence un po' in generale, proprio come... caduto tutto, ok, come brand, non vedo l'ora di provarlo. Però io so che se lo provo subito, poi quando lo inizio lo voglio utilizzare sempre, quindi lascerei andare questo, però mi dispiace per questo, e quindi in sostanza, niente, non l'ho ancora provato. E calcolate che quella palette l'ho comprata tipo ad aprile, non so come io abbia fatto a resistere tutto questo tempo, però va bene. Tra l'altro questo qui non è tanto il mio genere, diciamo, di video. Anche perché non ho mai trattato di beauty e cose di questo tipo sul mio canale, però va bene, cioè mi sto aprendo, nel senso, ho voluto provare, quindi perché no? Però fatemi sapere, insomma, nei commenti, anche perché comunque penso che anche il vostro parere, insomma, sia importante. Se vorreste altri get ready with me, quindi mi preparo con voi mentre rispondo delle domande. L'ultima domanda è per questo video, perché so che, a parte che sto concludendo, ve l'ho detto, cioè il mio make-up quotidiano non è niente di speciale, e poi perché mi devo muovere, la batteria si sta scaricando, quindi direi che per questo video va bene così. Mi scrivono: mi spieghi come fai ad essere sempre felice? Ecco, allora, questa è una cosa che io praticamente da quando ho aperto il mio canale YouTube, o comunque da quando ho avviato quello che tuttora è il mio percorso sui social, mi viene fatta sempre, cioè molto molto frequentemente. Essendoci c'è anche la ring light qua dietro che fa tanta tanta luce, l'effetto illuminante nel video si vede ancora di più, quindi poi sembra che io non l'abbia sfumato bene. Appunto, dicevo che è una domanda che mi viene fatta molto molto frequentemente. Allora, purtroppo i social, per quanto possano essere belli, sono una vetrina, nel senso ognuno decide che cosa condividere e che cosa non condividere. Quindi se voi vedete una persona sui social solare, felice, sempre positiva, ricordatevi che voi vedete quello che quella persona decide di mostrarvi, cioè
Mi spiego meglio, se io faccio una storia su Instagram in cui apparentemente sono felice, sono serena, sono positiva, spensierata, oppure metto un post su Instagram, oppure faccio un video su YouTube che dura 10 minuti, 20 minuti, quella è una parte della mia giornata, ok? Cioè nel senso, poi le persone non sono con me. Nella mia vita quotidiana non vivono le mie giornate con me, quindi non sanno come posso stare, non sanno i problemi che posso avere, non sanno quello che può essere il mio mood in questo periodo, semplicemente perché sui social mostro la me positiva, spensierata, felice, perché non condivido i miei problemi sui social. Di conseguenza le persone, vedendo una storia, un post, un video felice, pensano che tu sia felice, che tu non abbia problemi, che tu sia sempre spensierata, quando in realtà non è così. L'ultima cosa che poi vado a mettere è questo burro cacao, sempre di Maybelline, che mi piace perché è trasparente, va ad illuminare un sacco le labbra e, non lo so, secondo me rende anche un pochino più grosse, ma proprio poco poco. Poi non so se è un effetto che vedo solo io o se effettivamente è così, non lo so, se ce l'avete fatemelo sapere. Anche se però dura poco, sulle labbra dura poco, quindi questa è un po' una pecca, però va bene. E infine abbiamo svuotato la pochette, che cosa carina. Applico questo, sempre di Essence, perché io ho tutto di Essence, per fissare il tutto. Vado. E niente, fatemi sapere se comunque questo video vi è piaciuto, se vorreste altri mi preparo con voi, o comunque video appunto in cui mi trucco con voi e nel frattempo rispondo alle domande, o se preferite che io risponda alle domande in dei video ask, quindi normali, almeno non ho distrazioni o comunque riesco a parlare un pochino di più facilmente. Vi ricordo anche di seguirmi su Instagram e TikTok, io vi lascio tutto nell'info box. Noi ci vediamo nel prossimo video, ciao amici!